utilizzeranno questa spinta e queste critiche infrasettimanali per dare una risposta positiva, però allo stesso tempo poi bisogna gestire certe pressioni. Non conosco la squadra del Catania dall'interno, quindi è una valutazione che non posso fare, ma allo stesso tempo anche noi dovremmo essere bravi a gestirli sapendo che partiranno comunque forte, ma anche loro si aspetteranno che anche noi partiamo forte per continuare a dare senso a queste nuove partite e quindi abbiamo l'intenzione di proseguire al di là di quelli che sono gli aspetti esterni, ambientali, interni, di spogliatoio, non mi interessa nulla e non deve interessare neanche i nostri calciatori. Noi da questo punto di vista siamo molto allenati, grazie a Dio quando giochiamo in casa l'aspetto ambientale per noi è fondamentale e devo dire che fino ad oggi siamo stati molto bravi a gestirlo e a cavalcare quell'entusiasmo e a condividerlo con loro. Non è facile entrare in sintonia con i tifosi, è facile entrare quando vengono i risultati, quindi le due cose vanno di pari passo ed è facile capire anche perché, mentre dall'altra parte è una situazione un pochettino diversa e quindi occorre che ci siano anche da parte nostra un atteggiamento diverso. Forse vuol dire Pacini. Sì, no, Dumbia è ritornato. Non, chiaramente dopo qualche giorno di non attività non credo possa essere utilizzato dal primo minuto. Pacilli si è allenato con noi gradualmente, ha saltato anche se era in panchina di proposito l'incontro con la Virtus perché non mi sembrava ancora il caso di rischiarlo, tra virgolette, però da questa settimana è arruolato a tutti gli effetti, quindi prende parte a quelli che sono i 22 che partono per la trasferta. Se analizziamo i punti fatti, parliamo di una squadra che ha 12 punti, quindi non sarebbe ultima in classifica, una squadra composta, come dicevo prima, da calciatori buoni, una buona struttura di gioco, una squadra pimpante, in casa sicuramente contro il Lecce che stimola, come diciamo da tempo, come dico da tempo, un po' tutte, e quindi ci aspetta una gara battagliera, una gara dove sicuramente bisogna mettere da parte qualche fronzolo laddove ci fosse solo l'idea di provare a farne e di essere molto concreti. Stare nella partita, concentrati, andare alla ricerca di quel risultato che ci consentirebbe di proseguire su questo percorso che fino ad oggi credo sia meritato. E quindi saranno guerriti, ma noi dovremmo esserlo più di loro se vogliamo ottenere un obiettivo importante. Lo stiamo vivendo con serenità e consapevoli che possiamo ancora di più incrementare questo clamore.